Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, dimmi. Ecco, prima interruzione. Dimmi, amore. Sì, hai salutato le giostre? Bravo. Anche la catena, bravo. Allora, ragazzi, oggi per me è venerdì 6 settembre. Stiamo andando tutta la famiglia a fare la spesa, a fare un po' di giri, insomma, i classici giri che di solito faccio il sabato o la domenica, ma oggi li facciamo di venerdì. E niente, oggi è venerdì, dovevo andare online un video in collaborazione con Carmen, ma che a questo punto avrete sicuramente già visto. Il problema è che ho la rete internet wifi che fa pietà, e infatti vorrei cambiare, adesso te la metto, amore, infatti vorrei cambiarla, perché sennò tutte le volte devo usare i gigabyte del cellulare. Il problema è che i gigabyte del cellulare mi durano poco e niente, perché caricare un video su YouTube mi prende tantissimi giga. Comunque, ragazzi, tanto Marek non mi fa dire una parola, è proprio inutile che io mi metta a parlare. Sì, Marek. E quindi tutte le volte che mi vede il telefono è così, ma non solo con il telefono, con la videocamera. Sì, amore, ma anche se parlo con qualcuno, lui è così tutto il tempo. Poi uno mi chiede come mai sei esaurita. Ecco perché sono esaurita. Niente, ragazzi, ci vediamo dopo. Allora, rieccomi, sono rientrata a casa, sono le 8 di sera, non lo so. Sì?
sono le 19.49 e... ma chi c'è qua? Ciao Nanetto! Con la mutandina, ma... Comunque, adesso vi faccio vedere molto velocemente tutto quello che ho acquistato per la settimana. Mamma, voglio quello! Sì, adesso mamma cucina, hai fame? C'ha fame. Allora, abbiamo preso queste cose per la colazione, due pacchi di plum cake, queste qua semplici allo yogurt, un pacco di questi qua, tronchetti al cacao, dei succhi di frutta alla pesca, no, all'albicocca, fette biscottate integrali e questi biscotti qua, i magretti, per me. E poi, questo non è per la colazione, amore, mettilo giù. Cosa fai, Molello? Bravo! E poi abbiamo preso, ho preso questi strofinacci. Sì, amore, per 2,99 euro. Guardate che carini. E ne ho presi due. I prezzi, ragazze, non so dirveli perché non me li ricordo mai. Lo scontrino non so neanche dove l'ho messo. Sì, amore. Poi dimmi, Mare, che cosa abbiamo preso? Cosa sono questi? I biuce. I? Bravo! Ho preso due pacchi di würstel di pollo. Questi qua, noi mangiamo tantissimo quella di pollo o pollo e tacchino. Poi un panino, un pacco di fusilli della Barilla. Poi ho preso, siccome domani vengono a cena i miei genitori e mio fratello con mia cognata, ho preso, farò la pizza, quindi ho preso due mozzarelle, queste qua, da mettere insomma per pizza, e anche due di queste. Questa... Manca la pizzeria di Mare. La pizzeria di Mare. Guarda che tu cadi da là, stai seduto però. Poi mozzarelline, in realtà mi sembra di averne prese 3 o 4, però ne ho trovata solo una, quindi comunque questa qui light. Poi ho preso un bagnoschiuma della Sien, un sacco di affettati perché li faccio a mio marito per il lavoro, lui porta sempre i panini perché non ha tantissimo tempo per mangiare. Sì, amo, la pizzeria è tua. Quando vanno a mangiare fuori non se lo porta, quando invece mangiano, devono mangiare veloce, si porta i panini. Il vius è tuo. Ho preso mortadella. E della mamma? Due prosciutto cotto. Una bresaola, sono anche per me e Marek. Cotto, bresaola sono più per me e Marek. E un petto di pollo di questi qua. Poi ho preso un'insalata mista, in realtà ne ho presi due, l'altro pacco non lo trovo. Domenica vorrei fare la lasagna, quindi ho preso questa pasta sfoglia. No, questa pasta sfoglia di nonna mia, ne ho prese 3 confezioni. Mamma, voglio quella. E un sacchetto di patatine fritte. Mi fai dire una parola! Poi ho preso delle uova, 10 uova queste qua medie, un salmone affumicato, qui c'è l'altra insalatina, sì, delle olive taggiasche, ragazze, io me le metto nell'insalata, sono buonissime, le faccio anche con la pasta e i pomodorini, ottime. Poi ho preso 4 mele biologiche, queste qui che a me e Marek ci piacciono tantissimo, 3 yogurt questi qua greco, sì amore, mamma mia, alla vaniglia, poi una confezione di stracchino. Poi ho preso questi qua da mettere, come si chiama, il formaggio, insomma, da fare fuso con i panini, insomma. Non mi viene il nome. 2 estate verdi per mio marito, che se li porta a lavoro. Anche questa è sempre per mio marito, una Coca-Cola. Poi 2 pani della Mulino Bianco e una pasta sfoglia. Poi macinato misto per il ragù da fare insieme, insomma, per la lasagna. Poi ho preso del petto di pollo, della provoletta affumicata, 2 confezioni di penne rigate della De Cecco. Io acquisto sempre la De Cecco quando vado al Lidl o magari la Barilla anche, ma quella che mi piace di più in assoluto, ragazzi, è la Voiello, è la marca che preferisco di più. Poi vabbè, degli assorbenti, delle spugnette, 2 Coca-Cola per domani sera che faremo la pizza. Poi 2 confezioni di pomodorini biologici, una confezione di panna, questi snack al cioccolato che a Marek piacciono tantissimo, ogni tanto glieli do. Poi le altre 2 mozzarelline light, delle zucchine biologiche, altri simpacotti per Marek e 2 confezioni di hamburger di tacchino. Questa è tutta la spesa. In totale ho speso, se non mi sbaglio, 86 euro e ho fatto... Ho fatto la spesa bene o male per tutta la settimana,
Mi mancano un po' di verdure perché la verdura che c'era lì non mi convinceva tanto. Dovevo prendere volevo prendere le carote, ma ne ho ancora un po'. Poi volevo prendere dei peperoni e delle melanzane, ma non mi piacevano tanto, quindi ho evitato di prenderli. E basta. Poi, come frutta, avevo a casa ancora delle banane. Poi volevo acquistare delle pesche, ma non essendo più periodo, secondo me non sono più dolcissime. Già ultimamente non è che erano buonissime, comprese anche le albicocche, non mi facevano più impazzire, quindi evito di comprarle. Volevo prendere le pere, ma non ce n'erano. E basta. Niente, ragazze, questa è stata tutta la spesa. Adesso, poi magari per la verdura, cose varie, andrò poi al mercato se riesco domani con mia mamma. E niente, qui è arrivato il freddino. Se sentite la musica sottofondo è perché giù da me, proprio sotto casa mia, stanno facendo la festa di fine estate, anche se qua l'estate per fortuna è già finita, come vedete noi siamo con le maniche lunghe, oggi c'erano 15 gradi, meraviglia delle meraviglie. Io quando finisce l'estate sono la donna più felice del mondo, voi sapete la odio, 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 mi dispiace per chi la ama, ma io la detesto. Comunque, a parte ciò, adesso io mi metto a cucinare. E non vedo l'ora che arrivi l'autunno, sono troppo elettrizzata. Niente, ragazze, ci vediamo dopo. Cioè, ragazze, guardate che bellino che è questo strofinaccio. Mi piace un sacco la fantasia così. Mentre l'altro che è uscito insieme a questo è rosa tinta unita. Guardate che bello come sta bene nella cucina. Adesso, vabbè, non fate caso al caos nel lavandino, ma è tutta roba da buttare, scatolame plastica che devo buttare qua sotto, ma qua sotto è strapieno, quindi devo andare a svuotare i cestini giù e adesso non ho voglia, lo farò dopo. Comunque spero di non essere l'unica che si entusiasma per uno strofinaccio, ma a me piace tantissimo. Eccolo il microonde che suona. Guardate come sta bene, ma che carino. Vabbè, basta, mi do da fare. Allora, volevo farvi vedere ragazze come condisco l'insalata e come viene proprio spiziosissima. Allora, vabbè, in questo caso ho l'insalata mista con le carotine, tutte le cosine. Gli vado ad aggiungere le noci, queste qua. Queste sono quelle dell'Aushan. Le spezzetto e gliele aggiungo all'insalata. Ne metto una manciatina, così. Ancora due. Ok, poi gli aggiungo, se riesco ad aprirlo, le olive taggiasche. E poi condisco con sale e olio, non fate caso a Marek che urla, e solitamente gli aggiungo anche dei pomodorini, però stasera non mi vanno, e faccio questa bella insalatona. Per l'estate è top, per l'autunno vabbè, magari ci azzecca lo stesso, comunque a me piace tantissimo, e poi mangerò vicino un hamburger di pollo. Buon appetito! Allora ragazze, prima della nanna, mi sono messa un po' qui in soggiorno e volevo farvi vedere alcune cose che ho preso oggi da Chiavi a Marek, ma prima volevo farvi vedere un'altra cosa. Sono stata da L'Oréal Marlène questa mattina e ho acquistato le maniglie per la cucina, perché in realtà le avevo ordinate nella ferramenta sotto casa mia, dei pomellini in stile shabby chic, ma poi mi sono resa conto che in realtà sono bellissimi, ma non ci azzeccavano molto. E visto che non avevano fatto ancora l'ordine, ho fatto che disdirlo. In realtà non l'ho proprio disdetto, ma ne ho ordinati solo 4. In realtà me ne servivano 16, ma ne ho presi 4 perché volevo metterli nell'ingresso, cambiare i pomellini, quelli là di Ikea, e mettere quelli là più shabby chic. E mentre per la cucina ho preso questi qua. Ho scelto questi fatti così, semplicissimi, in acciaio come il resto della cucina, metti a fuoco, ok? Come il resto della cucina, appunto, come il frigorifero, come il forno microonde, il piano cottura e il lavello. E sono fatte così, semplici, e sono anche comode, non rischiano di rompersi, perché quelle lì in ceramica, come le avevo anche prima nell'altra cucina, si rompevano in continuazione. Magari se andavi a premere un pochino più forte, si spaccano in mano ed è anche un po' pericoloso.
E visto che la cucina è la stanza che viene maneggiata di più, ho detto vabbè, andiamo sul sicuro. E poi in realtà non ci azzeccavano tantissimo perché all'interno erano sì bianche e beige, cioè beige a pois bianchi, ma con l'interno dorato, e di dorato io in cucina non ho niente. Secondo me erano un pochino troppo un pugno nell'occhio. Quindi ho fatto che prenderle così, queste per le ante e più piccole per i cassettini. Ecco qua. Il pacco di questi viene 8,75 euro, mentre quello là piccolo dei cassettini viene 6,75 euro, e aspetto il mio papà che me le viene a montare. In totale ho speso 36 euro perché ho preso tre pacchi grandi e un pacco piccolo. Comunque, poi da chiavi per Marek, visto che tra poco inizierà l'asilo il 10 settembre, ho già iniziato a fare qualche acquisto per quanto riguarda il vestiario, tutta roba abbastanza comoda perché all'asilo deve andare comodo. Allora, vabbè, prima cosa ho preso questo ombrello a soli 2 euro e visto che noi all'asilo andremo spesso e volentieri a piedi, quando piove, se non ho la macchina e devo accompagnarlo a piedi, serviva un ombrellino piccolo per Marek e in realtà dovrei comprarne anche uno grande io perché il mio si è rotto. Comunque per 2 euro direi che è ottimo. Poi gli ho preso questa maglietta di Spider-Man pagata 10 euro. Guardate che carina. Io ho acquistato già un 4 anni, Marek ha quasi 3 anni, ma veste grande e soprattutto vorrei che lo sfruttasse tutto l'anno, quindi preferisco alzargli un pochino le maniche e che gli duri un pochino di più, ma questa già gli va abbastanza bene, ve lo assicuro. Comunque è fatta così. Poi ho preso questa qui stupenda di Mickey Mouse pagata 7 euro. Guardate che bella. Bellissima. Un'altra di Mickey Mouse, Topolino. Questa invece l'ho pagata 4 euro, cioè 4 euro una maglietta di Topolino. Qui c'è scritto Mickey Mouse e qui c'è Topolino. Tutto 4 anni, ragazze. Poi questi pantaloni di Spider-Man da abbinare insieme alla maglietta che vi ho fatto vedere prima, li ho pagati 13 euro. Questi sono completini che gli ho preso per quando va all'asilo. I pantaloni mi sembrano un pochino grandini e al massimo gli farò dei risvolti sotto. Adesso vediamo, ma non credo perché comunque Marek è abbastanza alto, supera il metro, quindi no problem. Poi gli ho preso questi qua di Topolino, pagati 9 euro, sì, fatti così, da abbinare alle magliette di Topolino. E aspettate che volevo vedere una cosa. 4 anni mi dice dai 98 ai 107 centimetri. Marek, appunto, è qualcosina in più di un metro. Se non mi sbaglio, 102 centimetri, non mi ricordo, quindi va più che bene. Intanto la musica balla qui, non so se voi la sentite. Poi gli ho preso questa felpa pagata 14 euro che non indosserà proprio all'asilo, però magari gliela metto sopra e poi se la toglie, ma anche per uscire. Sempre di Topolino e all'interno è felpata così, cioè bellissima e caldissima. Mi piace un sacco, guardate che bella. Poi gli ho preso per 2,50 euro questa maglietta bianca, semplice, sempre da mettere per l'asilo. Per 5 euro questo pantalone della tuta nero, semplicissimo. Poi, se non sbaglio, c'era. Ah, eccola qui. Un'altra maglietta da 2,50 euro da abbinare al pantalone nero, sia quella bianca che questa grigia, fatta così. Poi una felpa, una maglia, sì, una felpina, sempre di Topolino, pagata 9 euro ed è bellissima. Guardate, questa è proprio carinissima, mi piace un sacco. E in realtà c'erano anche da donna, così infatti penso che un paio di settimane che lui va all'asilo e mi vado a comprare anch'io. Poi ho acquistato questo paio di scarpine, pagate 10 euro, ho preso il numero 26 e le metterà giusto per il tragitto da casa a scuola. Ho visto che ci cammina abbastanza bene, mentre proprio per uscire, ne acquisterò delle altre più carine, però insomma per fare il tragitto da casa a scuola vanno benissimo. Poi ho preso due pigiamini perché se acquistavi due pigiami, il primo lo pagavi a prezzo pieno e quello lì che costava di meno lo pagavi a solo 1 euro. Quindi ho preso questo qua di Topolino, sempre, ormai sono in fissa. Ecco qua, la maglia fatta così. E il pantalone fatto così. E poi questo qui veniva a 9 euro, ma io l'ho pagato 1 euro ed è fatto così.
con il pantalone uguale. In totale abbiamo speso 99,55 euro. Voilà. E niente ragazze, questi erano tutti gli acquisti di oggi. Oggi vi ho fatto vedere solo acquisti. E visto che ho paura che poi venga un video troppo lungo, ma tanto comunque sto per andare a nanna, io vi mando un bacione. Vi chiedo immensamente scusa se non vedete i video nei giorni prestabiliti, ma ragazze, ho problemi con la connessione. Infatti non sono neanche presente su Instagram perché tanto non mi carica storie, è lento. In più ragazze, in questo periodo non è che abbia tutto il tempo del mondo, quindi Instagram per me è proprio un passatempo, mentre YouTube mi sta più a cuore, Instagram è, insomma, così quando me ne voglia lo faccio, se non lo voglia non lo prendo neanche. Scusatemi se non vi rispondo tantissimo ai commenti o in direct, ma in realtà non me li fa proprio aprire. I direct ci mette 3 ore per aprirmeli e lascio perdere, i commenti me li fa aprire ma non sempre riesco a rispondere, appunto perché sto avendo tantissimi problemi, ma da un mesetto con la connessione, quindi scusatemi. Non vi preoccupate se non vedete il video magari il venerdì e lo vedete il sabato, se non lo vedete il lunedì ma lo vedete il martedì, se non lo vedete proprio, ma sto benissimo, tranquille, solo che purtroppo la mia connessione è andata a farsi friggere. Adesso fino a che non cambieremo, insomma, come si dice? Treno. Insomma, fino a che non cambieremo gestore, ecco, sarà così. Solo che cambiare gestore so già che è un gran caos, perché fra disdette e cose varie ci vorrà un'eternità. Niente ragazze, spero prima di Natale, prima dei vlogmas, visto che quest'anno ho intenzione di farvi i vlogmas dal 1 al 25 di dicembre, vorrei riuscire a mettere tutto a posto. Niente, vi mando un bacione e ci vediamo, se tutto va bene, mercoledì con un nuovo video. Ciao, a mercoledì.